Meditazione breve sull'angelo custode in occasione della memoria liturgica degli angeli custodi del 2 di ottobre 2015. Ecco, la meditazione di stamattina è un po' particolare perché si riferisce all'angelo custode. L'angelo custode alla fede della Chiesa sugli angeli, perché oggi nella liturgia c'è questa memoria, c'è la memoria degli angeli custodi cosiddette. Quando noi pronunciamo il credo nella messa, non so se ci avete badato qualche volta, noi diciamo credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Vi ricordate che diciamo così, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Con questa espressione la Chiesa riassume l'opera di Dio nel mondo, sia quello che vediamo noi, sia quello degli angeli. Quando diciamo Dio creatore del cielo e poi delle cose invisibili, in questa parte la Chiesa intende la creazione degli angeli. Dio non ha creato solo il mondo che vediamo e gli uomini, noi, ha creato anche una schiera numerosissima di angeli. Chi sono gli angeli? Sono degli esseri personali, spirituali, senza corpo e sono quindi anche immortali. Sono persone intelligenti che possono amare, possono dire di sì, possono dire di no, possono comunicare con Dio, possono comunicare tra di loro, qualche volta possono comunicare con noi. Quindi è tutto un mondo grande. Sarebbe bello che nella vita personale noi ci ricordassimo di loro ogni tanto e ci abituassimo, soprattutto nella preghiera, a lodare e benedire Dio insieme a loro, insieme a loro. Poi, oltre a questo, nella tradizione della Chiesa si è sviluppato poco alla volta, specialmente attraverso un padre orientale che si chiama San Basilio, la convinzione, la certezza che Dio incarica un angelo come protettore e guida per ciascuno. Gli angeli sono impegnati massicciamente nell'opera della salvezza, la Bibbia è piena di tanti interventi degli angeli, si conoscono anche i nomi di alcuni di loro, però dopo nella tradizione è nata anche questa convinzione che Dio anche dà a ciascuno un angelo personale incaricato di curarsi di noi, è quello che noi chiamiamo l'angelo custode. Questa è una cosa molto bella, sarebbe anche di grande aiuto, questo non c'è scritto nella Bibbia, nel Catechismo, però viene dalla mia esperienza, dalla mia piccola esperienza, sarebbe di grande aiuto dare un nome a questo angelo, perché angelo è un nome generico, come noi diciamo uomo, donna, ecco, è un nome generico, diciamo, vuol dire inviato, uno che ha un incarico, e non è un nome personale. Ora sarebbe bene, essendo persone questi angeli, di dargli un nome chi volesse. Siccome io mi ricordo in un tempo, quando ero un giovane studente, avevo tante tentazioni di tristezza. Mi veniva una tristezza a guardare il mondo, guardare che alla fine tutto finisce, che c'è la morte, c'è l'ingiustizia. Mi veniva una grande tristezza che mi faceva male, poi mi chiudeva un po' il cuore nelle cose belle. Allora mi sono ricordato di questo angelo, ho detto, mo gli devo dare un nome affinché lui mi aiuti. E l'ho chiamato Gioia. Gli ho dato il nome di Gioia, quindi a volte mi rivolgevo a lui, a volte ogni tanto fa, e lo chiamo così, Gioia, aiutami, Gioia, aiutami. E vedo che quando mi ricordo di lui è un grande aiuto per questa gioia, per vincere anche questa tentazione. Ecco, quindi quella è una piccola esperienza, però il dato forte, importante della fede è che gli angeli esistono e che Dio nella sua cura di noi, nella sua cura di noi si serve anche di uno di questi angeli. Quando noi siamo concepiti, Dio incarica, diciamo così per intenderci, incarica uno e ci affida a lui, come ci dà dei genitori, che sono quelli visibili, importanti, eccetera, così nel mondo spirituale, anche perché
perché Dio anche fa impegna gli angeli, perché la salvezza è anche uno scontro contro gli angeli ribelli, contro i demoni che noi non vediamo, mentre gli angeli tra di loro si capiscono, diciamo, se essendo una battaglia spirituale di questo livello, Dio sa questo, manda gli angeli ad aiutarci e ci affida ciascuno a un angelo preciso che ci accompagna da quando noi siamo concepiti fino a quando moriamo. Quando moriamo penso di no, anche se forse in paradiso lui ci farà conoscere qualcosa. È una missione che loro hanno sulla terra per noi, perché è questo tempo di prova, anche di salvezza, anche di rischio di perdizione, diciamo così. È una cosa bella che mi piacerebbe, perché una volta io quando andavo al catechismo una delle prime cose che insegnavano era questa. Però adesso, diciamo, ci sono stati tanti cambiamenti, si ritorna cosiddetto al centro della fede. Questa è una verità un po' periferica e un po' decaduta. Difatti, se voi vi chiedete qual è l'ultima volta che avete sentito una predica sugli angeli, penso che dovete andare abbastanza lontano. Ecco, benvenuti. Comunque questa è una cosa bella, una cosa certa. Se poi qualcuno volesse approfondire, lo trovate nel catechismo, nella prima parte, dove si tratta di questo punto, Dio creatore. Quando si spiega la creazione si parla anche degli angeli e c'è anche una indicazione sull'angelo custode. Lo sapete l'angelo di Dio? Ecco, allora lo diciamo di nuovo, sì. E sarebbe bello che appunto nascesse con questa preghiera un rapporto personale con l'angelo custode, non solo una formula bella che diciamo così astrattamente, no? Ma di ricordarci di questa persona e, se voi volete, anche dargli un nome. Dopo che avete cercato di capire un nome adatto alla missione o perlomeno ai bisogni che voi avete, bisogni di aiuto, ho fatto l'esempio, no, della gioia, perché ero tanto tentato di tristezza, no, in quel tempo, allora gli ho messo questo nome, però se ne possono mettere tanti altri, nella Bibbia anche ce ne sono dei nomi anche belli per gli angeli, così, diciamo insieme, angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Il Signore sia con voi. Angeli di Dio, intercedete per questi figli di Dio e aiutateli nel cammino della vita, aiutateli a una esperienza più profonda sia dell'amore di Dio che delle realtà del suo regno, del suo spirito. Per questo li benedico, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco.